via i Nazgûl, tutti quanti. Allora, ragazze e ragazzi, rieccoci qua su Shadow War. Dunque, proseguiamo dove ci eravamo interrotti. Siamo andati avanti di un pochettino con la trama principale. Abbiamo trovato una specie di spirito, che spirito è tangibile, madre della foresta, boh, così, che non ho capito bene, ci ha affidato un compito, ha parlato un po' in maniera un po' strana, un po' complicata. Vabbè, comunque, abbiamo fatto quella missione lì. Poi stiamo investigando sui Nazgûl, appunto, che stanno reclutando gente. Adesso dobbiamo fare quest'altra missione. Il trailer ha individuato i Nazgûl nelle vicinanze, perlusta l'area per scoprire le loro intenzioni. Intenzioni brutte. Non c'è bisogno di indagare. Comunque, ho provato a, diciamo, controllare i capitani, non, i comandanti, non riuscendoci. Ne abbiamo umiliato uno, ma poi è morto. Mi pare che ne avevo umiliato un altro, però era un capitano, ma è andata comunque male. In generale non abbiamo più guadagnato nessun alleato, si può dire. Quindi continuiamo a fare un po' queste missioni principali e vediamo un po' come va. Ah, nel mentre ho smantellato della roba, ho guadagnato dei soldi. Ah, poi ho aperto, mi sono finalmente ricordato di aprire delle casse che mi sono trovato, e mi ha dato mi ha dato praticamente degli alleati leggendari, tra l'altro. Vabbè, serviranno, presumo. Non so quando. Boh, erano delle casse, che avevo, non so, non mi ricordo, forse avevo preso l'edizione completa, probabile, visto che ho anche DLC, quindi vabbè, c'era dentro anche sta roba, non so. E va bene, andiamo qua, tre torri. Ci sposteremo più rapidamente. Sì, quindi devo chiamare. Chiamo uno. Per conquistare le torri, dobbiamo cercare il Targaryen. Deve sapere cosa sta succedendo. Forse ci sta osservando proprio ora. Aggiungi la prima torre prima che l'Aedir venga rivendicato. Così. Aiuto. Vabbè, mi dà una mano almeno. Aspetta. Lui è... Lui chi è, scusa? Il prescelto. Vuole avere esecuzioni. Paura... Ah, ecco, ha paura dei Karagor. Bene. Ferito l'attacchi a distanza. Riusciremo a dominarlo, ma... Pezza scavalcamento. Guarda. Non sei un prescelto. Io servo il re stregone. Tu servi un impostore. Questo Aedir spetta a me di diritto. Cavacca mi ha preso. Ma quasi quasi. Eh sì, non ci ho più pensato. Poi lo facciamo. Che succede? Ah, è morto. Vai, lui ha paura dei Karagor in teoria, però non scappa. Ok. Vai che lo controlliamo, va. Recluta. Oh, finalmente. Ah, non si può. E allora? Allora muore. Cioè,
Scusa, c'è l'unica volta che potevo. Ma vabbè. Ti sei mai chiesto perché Eltariel sia stata scelta come lama di Galadriel? Chi può sapere cosa passa per la testa di un elfo? Sicuramente per questa Galadriel era la migliore. Che sia la migliore è fuori discussione, ma sarà anche la prima. Ah boh, sblocca abilità. Aspetta, sto continuando a sbloccare questo, così posso cavalcare anche tutte le bestie. Mi manca solo questa abilità, poi le abbiamo tutte. Poi ci mancano i potenziamenti praticamente. Metto questo più che questo, perché se questo mi ricarica in fretta la potenza, ma è anche vero che siccome vengo colpito abbastanza spesso, meglio prendere questo che ottengo potenza ogni volta che subisco danni, almeno ne approfitto. Perdo vita, ma ne guadagno. Ok. Siamo qui, no? Eccomi. Ok. Ah, lui non... Prenderò questa torre per il re stregone. E tu morirai alla sua ombra. Va a vedere. Cagionevole. Mangime per bestie. Cosa subisce? Gravi danni di attacchi alle bestie. Ma speriamo che la nostra gli faccia molto male. Paura delle esecuzioni e ferito ad attacchi a distanza. No, ne ho preso. Sapevo che prendevo quello davanti. Com'è che era? Non mi ricordo. Così, ah, ok. Attenzione, vai. È morto. Qua mi sto incastrando. Ok, questi dobbiamo per forza ucciderli, perché sono dei prescelti. Paura delle esecuzioni, è confuso. Guardalo. Sì, ma mi sa che... Madonna. Ok, non posso, vero? Sono il tuo padrone. Io resisto. No. Sono un prescelto. È un prescelto. Allora, diamo il colpo di grazia. Se riusciamo, Porca vacca. Facciamolo. Come ha fatto a comparire così? Ne ho ancora di forza per schiacciarti, pelle rosa. E tu? Il forte della morte si rialza e fa il contrattacco anche lui. Non riesco ad attaccarlo. Ok. È stremato. Ok. Adattamento. Schifoso Taro. Finalmente qualcuno da combattere. Ancora un colpo. No, mi ha preso. Cioè. Ormai conosco i tuoi trucchi. Aspetta. Ecco. Ok, decapitato.
Ok. Come facciamo? Ah, non posso chiamarlo. I prescelti sono davvero ostinati. I Nazgul fanno bene a creare dei servitori così potenti. Per quanto possano essere potenti, durante il rituale per crearli sono molto vulnerabili. È vero. Quando avremo l'ultima torre, dovremo cercare il posto in cui ha luogo il rituale. Ma in teoria le torri... Aspetta. Posso... Non posso... Cosa sta succedendo? Ma... Cioè, volevo provare a cavalcarlo, ma... Vabbè. Ho premuto tasti in maniera inconsulta. Ti ho dato l'anello, Talion. Sì, potevi anche non rubarmelo, però, eh. Vediamo, spero abbia salvato qui, non debba rifarmi tutto. Sì. I prescelti sono davvero ostinati. I Nazgul fanno bene a creare dei servitori così potenti. Per quanto possano essere potenti, durante il rituale per crearli sono molto vulnerabili. È vero. Quando avremo l'ultima torre, dovremo cercare il posto in cui ha luogo il rituale. Stavolta lo lasciamo stare quel Graug. In effetti è molto veloce. No, a piedi non credo ce l'avrei mai fatta, Per quanto... La feccia umana! Tu non puoi sconfiggermi! Questo Aedir appartiene al Re Stregone! Track. Mortalmente vulnerabile alle bestie. Ok, bersaglio debole. Ok, paura dell'inchiodatore. Allora inizia. Ah, ecco, è morto subito. L'ha ucciso subito. Dilaniato. Eh già. Quindi. Anche tu, Ramingo. Ti ammazzo. Abbiamo un Nazgul. Dov'è? Non puoi spingere il Re Stregone. È ora di farti a pezzi. Uccidi! Statevi dietro! Ok, l'ho visto con la coda dell'occhio, l'ho visto. Aia. Il Re Stregone è il tuo vero padrone. Morte! Morte! È stremato. Dove sei? Sparito? Sì, ok. A ogni torre che prendiamo, la vista del Re Stregone diminuisce. Ma già le avevo già prese prima. Solo la vista che gli porteremo via. Le avevo già prese prima ste torri, voglio dire. Vabbè. Ah, quindi ok, siamo fermati praticamente con le missioni, diciamo, della storia. Allora, potrei devo controllare qualcuno. Devo controllarne qualcuno, possibilmente il mio livello. Però facciamo un attimo ste sfide. Ah, giusto, dovrei anche aprirla quella porta là. Itildim, mi pare. Sì. Vabbè, andiamo a fare quella sfida visto che siamo qua. Qua è una zona un po' remota. È lì! Corriamogli dietro! Più veloci! Oppure vi beccate una punizione! No, non l'ha scavalcato, vabbè. Ah, giusto, io poi non guardo neanche mai, quasi mai. Ho guadagnato qualcosa qui. Sì, ma è leggermente meglio, ma direi di no. L'anello. L'anello è peggio. Ok, aspetta. 20 danni con quest'arma. Facciamo così.
Ok. Accumuliamo un po' di queste qua. Eh sì. Dunque ne ho. Fa vedere. Questa la rimuovo un attimo, giusto per vedere. Questa la rimuovo. Anzi, rimuoviamole tutte un attimo. Perché per quanto riguarda l'attacco. Ok, mettiamo questa. Poi per quanto riguarda l'attacco, mettiamo questa. Ok, così ne abbiamo due. E metto queste per la vita. E qua. Ok, ne abbiamo uno e uno. Va bene. Così le ho divise un po' in maniera equilibrata. Non muoverti! Ti sono alle spalle! Siamo al livello 18. Flamingo! Oh, sono molti anni che uccido orchi. Ho sparso litri di sangue di orco. Questa lama ha visto un'infinità di nero. È per questo che la chiamo la mia lama nera. Sì, va bene. Gluck. Fugge terrorizzato nelle vicinanze di Capitano Sconosciuto. Ah, da qualcuno. Cranio soffice, diventa accusato quando viene colpito alla testa. Ferito da attacchi. Possiamo provarci, però lui possiamo solo umiliarlo. Vediamo. Cranio soffice. Ok. No, ma che cavolo. E vabbè. È un po' resistente, in effetti. È ancora confuso. No. Adesso ti prendo la testa, ancora. Aia. Facciamo così. Che fa? Cavolo. Ok. Vai, continuiamo a menarlo. Perché non è stremato. Oh, lo umilio, lo umilio. Ok. Così è diventato alla nostra portata. Oh, boh. Ok. Adesso non so quanti ne dobbiamo controllare. Comunque un po'. È andata bene perché erano in pochi. No, quando diventano tantissimi è una cosa. Cioè che per me. Non lo so, magari appunto sono anche i miei riflessi che mano a mano che passano gli anni diventano più lenti. Allora, qua c'è una moneta, un po' di moneta. No, giù, giù. Oh, ti ho già ucciso. Ancora lui. La lama nera ti abbatterà ogni volta che ti rialzerai. Ascolta, io sono qua per altro. Vabbè, però visto che sei qua. Tu hai il cranio soffice, quindi. No. Guarda, guarda quanti sono. Porca vacca. Adesso lui lo controlliamo, cavolo, se lo controlliamo. Aia. Adesso ti facciamo a pezzi. Aspetta. Un po' di vita. Vado. Guarda qua, troppi, troppi. Troppi. Cavolo. No, via. Poi si incastra lì. Non ce n'è uno a portata. Oh. Ok. Aspetta, aspetta. Cranio soffice, dai.
Ok, meno male che è il cranio soffice. Questo è il lucente signore. Aspetta, guarda che si è incastrato sul gradino. Aspetta. Sta fermo lì. Ecco, vai che lo prendiamo. Oh. Recluta. Bravo, primo. Ritirati. Ritirati, ritirati. Prima che muori male. Ok. Ok. Se avessi saputo che saresti tornato, ci avrei messo più tempo a ucciderti. Lui era quello. Aspetta. Gund. No, ma io l'avevo già affrontato. Lui era il comandante. Ah no, forse uno si mi ha messo buggato. No, lui è uno. È un, sarà il fratello gemello di quello là. Va bene, capo. Vedo che ti stai espandendo. Bene, per me dovresti usare quel tipo come guardia del corpo. Se vuoi fare strada a Mordor, ti serve almeno una guardia del corpo. Insomma, a me no. Vabbè. Però, ovviamente, se arrivassi al punto di avere bisogno di qualcuno in battaglia, io mi ammazzerei da solo. A te due braccia in più farebbero comodo. Non devi vergognarti. No, no, mi vergogno, non ti preoccupare. Evidenzia il tuo nuovo seguace. Oh, ok, aspetta, dov'è? La maniera, dov'è? Lui. Prima per dare un ordine a questo seguace. Prima per promuovere questo seguace a tua guardia del corpo. Puoi cambiare la tua guardia del corpo in qualsiasi momento. Ok. Se dai un ordine a questo seguace non sarà più la tua guardia del corpo. Vuoi doverlo farlo? No, vabbè, abbiamo la guardia del corpo. Ok, però non mi darebbe fastidio se morisse, vabbè, comunque. Comunque, va bene, teniamo così. Potenziamento sbloccato. Convoca guardia del corpo. I seguaci impiegati come guardia del corpo ora possono essere convocati per combattere al tuo fianco. Premi destra per convocare la tua guardia del corpo designata. Chi è che è in ritirata qui? Che sta succedendo? Vabbè, io ero qua. Aia, ero qua per altro. Ok. Vabbè, uno l'abbiamo reclutato, ce l'abbiamo fatto dopo mille fallimenti. Ok. Che sfida è? Giustizia agli orchi che non vogliono piegarsi al lucente signore. Vediamo, cosa devo usare? E cosa ci fece invadere Mordor? Faelas, la virtù della giustizia. Sauron ha tradito me e il mio popolo. Dovevo punirlo per questo. Ma la mossa... Vici più orchi rispetto ai drachi attaccati. Uccidi con gli orchi con le esplosioni. No. Ecco. Poi qua ce n'era uno, mi pare. No. No. Tagliato la gamba. C'è la zampa. Beh, uno l'abbiamo ucciso. Ok. Vabbè, è una gara che uccide di più, ho capito. Sono a 13. Ok. Aspetta. Vai che siamo in pareggio. Quello sta andando a fuoco. Ok. Oh. Vai. Oh. Catena. Ok, adesso. No, non siamo in vantaggio. Ma porca vacca. Ok. C'è. Non mi sembra di aver rallentato. Non andiamo in acqua, per favore.
scusa, Cioè, questi tengono il mio passo, non so. Inizia. Vai. 29, ma di... Cioè... Ok, quello è morto. Cioè, sono... Siamo in... Non dico pareggio, però... Facendo fatica. Aspetta, là c'è un drago. Aspetta un attimo. No. E se facessi così? Ok. E più ne ammazzo, più o meno rivali, giusto? Dico bene. Eh, 43, scusa, perché 43? Ma che non ho più frecce. No, non ho sbagliato. Ho sbagliato da 45, vabbè, boh. Scusa, Vabbè, ci ho provato. No. Stavo saltando. Ho premuto qualcosa, stavo saltando. E cosa ci fece invadere Mordor? Phylas, la virtù della giustizia. Proviamoci. Sauron ha tradito me e il mio popolo. Dovevo punirlo per questo. Madonna, sono andato proprio sul falò. Che cavolo. Scusa, Cioè, loro sono già 4. Madonna. Ok, questo è morto. Aspetta. Questi sono morti. E loro sono a 11. Ma perché? Cioè, erano a 4. Scusa. Cioè. Vabbè. Cioè, sembra che si regolino in base a quanti ne uccida io. Non so. No, non c'è nessuno lì. Cioè, va bene, però. Dai, che quello muore, su. Cadi in mare. Oh, ecco. Devo ricaricare i proiettili. Cioè, vedi, 28. Ma scusa. Io il fatto è che appunto non guardo molto l'indicatore. No, vieni giù. Ma no, non volevo fare questo. Quando premo 10.000 tasti insieme. Sì, vabbè, anche qua ho perso. Ho capito che... Quanto ci provi. Non riesco a... Cioè, tenere il passo. Lo guardava in alto. Il doppio. Hanno ammazzato il doppio. Cavolo. Vabbè, se avrò voglia riproverò io, ma francamente, cioè sì. Cioè, francamente, guarda, sta qua a diventare matto. Torniamo a noi, va. Pensavo fosse... Questo è davvero un posto maledetto. Semplice. Per ora. Ma noi riporteremo la luce a Mordor. Sì, va bene. Ah, qui c'è una statua, questo posso farlo, proprio qua vicino.
Ok. Non gli rimangono che le belle. Non basterà a fermarmi. Ma insomma, cioè, ci hanno fermato in parecchi. Allora, capitano sconosciuto. Questo è di livello 18. Però aspetta. No, visto che sono qua, proviamo a controllarne un altro. Non siamo neanche arrivati. Aspetta. Ok. Ok. Può essere ucciso istantaneamente usando gli attacchi furtivi. Ah. Ma io voglio controllarlo. Paura instillata. Ok. Ferito da attacchi a distanza. Suscettibile al gelo. È un domatore. Vabbè, ok. Vulnerabile al veleno. Muori. Vediamo. Dov'è? No, dov'è? Dov'è la missione? Aspetta. Ah, ok, devo trovare qua in giro. Sono già nell'area della missione, ok. Beh, vediamo. Cos'è stato? Non lo vedo, non lo vedo. Non lo vedo. Insieme. Boh, alle spalle. È mio. La tua morte si avvicina. Attacchiamolo da dietro. Per l'oscuro signore. Dove sei? Ho trovato lo schifoso Tark. Prendiamolo. Girategli dietro. Andiamo. Cerca di contrattaccare, amico. Beh. A meno che... Oh, qua c'è... Aspetta, vediamo. Esamina indizio, capitano sconosciuto. Questo è un altro, però... L'orco vuole essere inseguito. Vediamo di accontentarlo. Insegue e sconfiggi Tarzi il coltello. E non te la ridarò mai. Questo è, però, appunto, è un altro. Immune alle bestie. Eccolo! Madonna. Colpisci. Normalmente ti direbbe tutte le cose orribili che intende farti. Ma ora tocca a me perché ho perso una scommessa. Lascia stare. Passiamo subito a ucciderti. Sì. Anche se... Aspetta, qua c'è una trappola. Fa malissimo. Ah, però qua c'è... No, non è qui. Dov'è che... Qua. Aspetta, aspetta. Non so se ho punti deboli, ma... Vabbè, ci arrangiamo. Com'è? M'ha preso anche a me, la madonna. Ci arrangiamo. Trovatelo, ora! Andiamo. Qua sono abbastanza lontano, voglia, scusa, Ok. Vediamo. Posso prenderlo con le esecuzioni. Vediamo, posso scavalcarlo. Adesso posso controllarlo. Non mi vedrai nemmeno. Aspetta. Quello lancia bombe. Non mi Ok. Ma lo reclutiamo. Serve il lucente signore. Sconfiggeremo Sauron. Sauron. Tirati. Sei tu il capo. Ok. Sensei a livello 19. Perfetto. Prendo questo. Questo cavaliere dei draghi. Ok, così. Ah no, manca questa. Prenderò anche questa poi così.
giusto per avere tutto al completo. E poi vedremo i potenziamenti. Ok. Però adesso per dire ne abbiamo reclutati due. Ma non basta, ovviamente. Devo reclutarne ancora altri. Allora, aspetta. Prima di tutto andiamo qua. Viaggio rapido disponibile, che sono in combattimento. Adesso mi allontano un attimo, che devo risolvere la poesia. Vediamo. Qua va bene. Qua va bene. Vabbè, ho fatto avanzare il tempo e fa niente. Cambia qualcosina. Va bene. Ok, dov'è? Là. Oh. Come va, lucente signore? Hai trovato un altro tirapiedi? Avrai un esercito in men che non si dica, ma ricordati che un esercito deve avere regole da seguire e una importante è questa: uccidere. Ordina alla tua nuova recluta di far fuori qualcuno che non ti piace, così non dovrai farlo tu. E ricorda di tenere conto dei punti deboli del bersaglio. Se ha paura del fuoco, niente è più divertente che mandare qualcuno a trucidarlo con un'arma incendiaria. Un abbinamento perfetto. Beh, il nostro consigliere, praticamente. Comandare, fa sede di livello i capitani. Vai al menu esercito e ordina al tuo seguace di attaccare o uccidere un capitano nemico. Superare questa missione seguace renderà più forte il tuo seguace e farà aumentare il suo livello. I tuoi seguaci non possono superare il tuo livello attuale. Quindi 19. Evidenzia il seguace. Dov'è qua? Ordina. Seleziona un capitano da uccidere. Vale. Condottiero. Non lo so, per me uno vale l'altro. Però lui è di livello 18. Magari uno nel suo stesso livello, dai. Non certamente. O questo, dai, questo. Imboscata. Manda Taz il coltello a tendere un'imboscata durante la missione Nemesi del capitano nemico. Come le missioni Nemesi, una missione seguace sarà attiva per un tempo limitato. Quando il contatore sotto la missione scade, essa si risolve automaticamente. Il tuo seguace tenterà di portare a termine questa missione seguace da solo, ma puoi unirti a lui per assicurarti che abbia successo. E ce la farà, aumenterà di livello. Ok. Ok, quindi sì, posso scegliere se dargli una mano oppure no. Inventario, fa vedere. Questa fa un po' più male, però no, ci teniamo questa, dai. Ok. E io cosa stavo andando a fare? Ah, sì, la cavolo. Andare a aprire la porta, però. Ma non so, proviamo a aiutare il nostro seguace, vediamo. Viaggio rapido. Lì siamo sicuri, forse. E ce la fa. Capitano sconosciuto, ok. Che non passi nessuno. Cercate di essere più creativi. Divertitevi lavorando. Non esattamente una fortezza, ma bisogna iniziare da qualche parte. E noi prenderemo quell'arco. Abbiamo scelto quello giusto. Ci ho messo un bel po' a trovarti. Credi che non abbia niente di meglio da fare? Allora, aspetta. Fa vedere. Di quello non sappiamo i punti deboli, però. Ah, sei tornato. Bene,
stavolta ti ucciderò molto più lentamente. So già uccidere gli uomini in fretta. Oggi invece voglio esercitarmi a ucciderli piano. Vabbè. Attenzione. No. Che casino. Ah, dov'è? Ah, ok. Vabbè, va bene anche così, tanto non mi fa niente. Ok. Se riuscisse a prendere il controllo di uno di loro. Cavacca, non ha premuto. Quello è morto. Porca vacca. Madonna, che cosa fa? Triplo sparo? Ok, mi ha fatto un po' male. No. Ok. Mi ha preso. Attenzione, non ho più vita. Via, 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 via. Via, 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 assolutamente. No. Preso. Ah, qualcuno è ignifugo. Lui. Però lui ce l'ha con me. Aspetta. Ah, lui è il nostro alleato. Un attimo. Un attimo. Ok. Meno male non mi ha preso. Inferocito dalle ferite mortali. Oh, lui è stremato. Aspetta. Vai, vai, vai. Ok. Lo reclutiamo. Ora servi il lucente signore. Ti ho sentito, lucente signore. Signore. Ritirati. Se è questo che vuoi. Ok. Hai dominato, ok. Rivendica la vittoria. Però aspetta, lui è qua, io ne approfitterei. Quel tipo che hai reclutato è un vero bastardo. Pugnalerebbe alle spalle sua madre. Quel che devi fare è renderlo guardia del corpo di un comandante così che... Beh, lo pugnali alle spalle. Ovvio, nessun comandante vuole una guardia che non abbia dimostrato il suo valore. E il luogo per farlo sono proprio le fosse. Perché sopravvivere dei duelli ti rende affidabile? Non ne ho idea, ma la cosa mi fa ridere. E sarebbe da idioti fidarsi di un orco alla cieca, quindi funzionerà. Forza, fa una prova. Ma io volevo reclutare quello, era quasi in fin di vita e se n'è andato. Vabbè. I comandanti usano le lotte nelle fosse come rituale per scegliere la loro guardia del corpo. Ordina a un seguace di infiltrarsi come guardia del corpo di un comandante, dando prova di sé nelle fosse. Questi tradirà il suo comandante la prossima volta che vi incontrerete, pugnalandolo alle spalle. Può anche ordinare al suo seguace di infiltrarsi in una guarnigione vuota di una fortezza, dove catturerà il punto vittoria nel caso di eventuale assedio. Vediamo, spie infiltrate. Allora, io ho reclutato lui. Gund. Ok. Comandante da spiare, io sceglierei lui. Sì. Ok, conferma missione. Il tuo seguace deve sopravvivere nelle fosse prima di diventare una spia. Puoi assistere alle battaglie delle fosse, ma per non far saltare la copertura del tuo seguace non puoi intervenire. E allora... è inutile che assisto. Scusa, Ok, piano piano, dai, adesso stiamo riuscendo un po' dopo un bel po' di tentennamenti iniziali. È fuggito, schiacciarocce. Nuove missioni disponibili. Ok, fa vedere questa, ma io non vado ad assistere. Ah, adesso forse abbiamo abbastanza esercito, diciamo. Ma no, cioè nel senso, andiamo a prenderci sto manufatto, va. Allora, prima distruggiamo sta statua, visto che è sulla strada. No, proprio su, ok.
Abbiamo segnato il tuo destino. Accendi il fuoco. E il manufatto, che è l'ultimo. Ok. Le radici di Gondor sono intrecciate con quelle dell'albero bianco, nostro simbolo e fonte di ispirazione. Fu Isildur stesso a dare alla nostra gente il virgulto dal quale sarebbe cresciuto, e l'albero bianco ha resistito ad attacchi di Sauron, pestilenze e innumerevoli trapianti via via che la guerra ridefiniva i confini di Gondor. Oggi l'albero bianco si trova nella nostra capitale, Minas Tirith, ma rifiorirà solo al ritorno del re, come disse una volta mio padre. Ne manca ancora. Manca ancora l'arrivo del re. Allora, prendiamoci questa, che è davvero l'ultima. Ok, così siamo al completo, perfetto. Allora, adesso... Un simbolo di Gondor. Presto alla tua nazione non basteranno i simboli per ispirarsi. Madonna, mi sta arrivando una freccia in testa. Allora, aspetta, qua volevo andare. Ma immagino... infatti, non possiamo viaggiare. Rapidamente, devo allontanarmi un attimo. Contino! I figli di Orthanc hanno richiesto la tua presenza a un banchetto. In tuo onore, è mio compito, come loro membro più recente, consegnarti a loro. Vorrebbero averti vivo, ma mi assicurano che anche morto andrà bene. Siamo un club con gusti molto particolari. Sì, ma te, guarda, sapete che sei di livello 20, quindi posso solo umiliarti, non posso controllarti. Vediamo se adesso posso viaggiare rapidamente. Sì, ok. Che andiamo a... devo completare la poesia. Aspetta, di qua. Vediamo, perché se ci riesco prima di... cioè, se li controllassi quasi tutti e poi attacco, secondo me è meglio. Piuttosto che andare col numero minimo di orchi. Comunque, vediamo. Qua non passo. Fa vedere. Tumuli. E appunto. Ah, c'è una caverna dove... qua, aspetta. Dovrebbe essere questa la porta. Vediamo. Sì, qua, aspetta, c'è la mappa. Madonna, pure il Caragor. Vado su. Qua, sì, qua in alto, madonna. Ok. Qua c'è un verme, io ne approfitto. Ne svelo uno a caso. Tanto lui l'avevamo svelato, sì. Aspetta. Lui schiaccia rocce? No. Allora svegliamo lui, va. Ok. Eccoci qua. Perfetto, porta di Tilinora disponibile. Allora, completa la poesia. Dunque, che i nemici si cingano di...
ferro e pietra. Forse, forse. Vediamo. Che chiamino a sé orrendi serpenti di grande audacia. Sarà invano, forse. Mai nessuno prima di questa era tetra guidò un esercito con tali armi e tale. Ah, forse qua è ferro. O è ferocia. Armi e ferocia. Boh, proviamo ferocia. Età e rovina per le oscure orde che osano rivendicare. Ah sì, ok. Che i nemici si cingano di ferro e pietra, che chiamino a sé orrendi serpenti di grande audacia, sarà invano. Mai nessuno prima di questa era tetra guidò un esercito con tali armi e tale ferocia e tale rovina per le oscure orde che osano rivendicare il dominio su Mordor, ormai splendente. Ok, guardo inventario. L'arco. Ah, è un po'. Infligge meno. Ha meno frecce e fa meno danni. Colpi a destra caricati con geoni nemici vicini. Sì, non è male, però è meglio il nostro. Meglio il nostro. Beh, questo poi mi permette di scoccare 7 frecce, quindi. Va bene. Vabbè. Basta che l'abbiamo preso, ok. Questo l'abbiamo preso, quindi allora, tecnicamente missioni non ne abbiamo, a parte le sfide. Vabbè, ok. Che a sto punto, visto che sono essendo delle prove di abilità, tanto vale che magari se ho voglia, perché francamente non so. Questa qui, come abbiamo potuto vedere, sfidare i draghi, bah, insomma, non lo so, non è che mi stanno appassionando più di tanto queste sfide, a dir la verità. Vediamo, vediamo. Però, per quanto riguarda le missioni, praticamente c'è solo questa. Il tuo esercito è stato radunato, è ora di sconfiggere il generale reggente di Numen e lasciare il tuo marchio su Mordor. Però se io adesso vediamo cosa riesco a fare, se mi gira a tipo ne controllo qualcuno in più, magari non dico tutti, che tutti sono un po' tanti, però ne controllo qualcun altro in più, uno di livello basso appunto, così più orchi controllo, meno guardie hanno i comandanti. Magari se riuscissi a declassare un comandante e così ho due posti vacanti qua, il reggente non ha guardie, almeno non ha nessuno da comandare. Ecco, vediamo cosa riesco a fare.